Sono dispiaciuto perché abbiamo iniziato male, molto male, e questo ha concesso poi a Trapani, che è stata molto brava ad approfittarne, di iniziare bene e quindi di prendere fiducia. Sostanzialmente la nostra partita è un po' ruotata intorno a questo fatto qua. Secondo me poi i giocatori chiaramente avevano anche un po' nella testa il fatto che sapessero che si giocava comunque, che si gioca comunque in ogni caso domani. Giustamente anche hanno così, sono scesi in campo volendo un po' centellinare le forze, ed è un discorso che per certi versi capisco, giustifico, accetto. Hanno sbagliato semplicemente nell'approccio alla gara, perché comunque proprio per questo motivo devi, secondo me, riuscire a imporre il tuo gioco fin dall'inizio e far credere appunto a una squadra che gioca, pur giocando in una categoria secondo me inferiore, secondo me è una squadra che ha un organico eccellente. Devi fargli capire che non ce n'è, noi non gliel'abbiamo fatto capire, anzi gli abbiamo fatto capire che ce n'era, e questo ha condizionato secondo me poi tutto l'andamento della gara, anche quando per certi versi abbiamo iniziato a difendere molto meglio. Loro hanno continuato a far canestro proprio perché erano in fiducia, e quindi insomma questo è un po' secondo me il segreto di Pulcinella di questa partita. Cosa ha fatto bene la squadra, che ti è piaciuto? Ma diciamo che in attacco secondo me abbiamo giocato bene, ci siamo passati la palla, abbiamo cercato di giocare insieme. Sono contento di tante cose, anche per certi versi della difesa, pur avendo subito 103 punti, perché a livello di atteggiamento, comunque atteggiamento soprattutto nel terzo e quarto quarto, era quello giusto. L'unica giustificazione che poi è vera e reale che hanno i miei giocatori è che abbiamo fatto pochi allenamenti, abbiamo iniziato a giocare presto, e quindi di conseguenza, affrontando poi squadre che come Trapani, che ha già giocato, questa era la quarta partita, per noi diventa più difficile. Gli automatismi in difesa non sono ancora così collaudati, quindi sono, per certi versi comunque rimango entusiasta, ottimista, lavorano i ragazzi, insomma ci sta anche perdere giocando poi fuori casa, perché poi alla fine